26 novembre a Sassuolo, per la terza volta il Festival della Crescita propone una visione per il futuro. Siamo stati qui a Sassuolo nel 2018 e nel 2019, abbiamo saltato per motivi evidenti un anno, torniamo con l'idea di proporre una visione di Italian Human Design. Questo sarà il tema. Come e perché l'Italia in questo momento sta dimostrando di avere una marcia in più, di avere dei valori corretti, di potersi allineare su un orizzonte futuro che può essere davvero di prosperità. Abbiamo in questo senso mescolato i temi e anche i contenuti e i contributi. Avremo una mattinata che, dopo un'apertura istituzionale di chi ci ospita, vedrà tre aziende eccellenti del territorio, Alcenero, Granarolo e Davines, che proporranno con i loro presidenti e amministratori delegati la visione che loro immaginano per il 2030, e avremo nel pomeriggio un grande architetto che è Michele De Lucchi, che proporrà la sua visione del futuro, in cui avere questa dimensione di condivisione ma nello stesso tempo di grande visione. Abbiamo vissuto per 2 anni giustamente in modo resiliente, cioè abbiamo in qualche modo cercato di adeguarci a questa situazione imprevedibile. Oggi alla resilienza dobbiamo in qualche modo far seguire la grande visione, avere il grande coraggio. Si parlerà molto ad esempio di Olivetti, si parlerà di comunità, si parlerà di come la dimensione economica non può più prescindere da quella civile. L'economia civile è una grande dimensione su cui bisognerà impegnarsi nei prossimi anni. Il territorio di Sassuolo dimostra di averlo capito e quindi saremo davvero felici di accogliere tutti i curiosi e gli interessati al Crogiolo Marazzi, perché lì avremo una giornata di riflessione comune e anche di grandi progetti possibili per il futuro. Il Festival della Crescita da sempre si propone in modo itinerante. Noi siamo già stati in alcune altre città in realtà, come Cortona, come Verona, come Brescia, e quindi essere a Sassuolo ci permette di approfondire quelli che noi definiamo i 4 principi speranza per il futuro, che sono la cura. Abbiamo capito che la cura non solo nel mondo della salute, ma la cura del dettaglio, la cura del mondo, la cura della casa è un valore fondamentale. L'incertezza, che è speranza, perché l'incertezza apre a scenari futuri che non possiamo ancora prevedere, quindi mente aperta e coraggio nell'investire. Rigenerazione, perché dobbiamo tutti noi rinascere, rigenerarci. E l'ultima, la più impegnativa, la più importante, l'utopia, cioè avere dei sogni, avere la possibilità di immaginare un futuro migliore e di perseguire questa strada. Poi magari non si raggiunge l'obiettivo finale, ma si va nella direzione giusta.